aver deciso di partecipare a questa iniziativa che è stata organizzata un po' in mezzo alle scoperte e proprio il caso di dire. E così, con tanto impegno da parte soprattutto dei ragazzi. Lettere dal fronte che lo scrivevano i bicicchettonesi durante la grande guerra. È un progetto che abbiamo così sviluppato un po' nell'ultima parte dell'anno scolastico con i ragazzi delle terze. E sostanzialmente grazie alla collaborazione dell'archivio storico, della dottoressa Tenetoni e della biblioteca comunale con la dottoressa Tentoni, così sono state recuperate alcune lettere scritte da persone, giovani che erano al fronte durante la prima guerra mondiale, e queste lettere sono state così analizzate un po' dai ragazzi. Questa sera leggeranno qualche brano, perché erano lettere spesso anche abbastanza lunghe che scrivevano a casa, e i ragazzi poi in un'altra parte del progetto hanno anche immaginato una risposta. Noi però questa sera leggeremo soltanto parte delle originali. Come è nata questa serata? Grazie alla collaborazione del maestro Mazzoni Edoardo, che è un collega insegnante della scuola di Pizzichettone, insegnante di flauto, che dirige il coro Anna Valmure degli Alpini, e come lui mi ha detto, guarda, se vuoi veniamo, e allora abbiamo accettato l'invito, anzi la proposta, e così poi grazie all'aiuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pizzichettone, grazie all'aiuto dei volontari, alcuni volontari di Gera, che così hanno dato un po' la mano per gestire gli spazi, trovare gli spazi per così realizzare questa serata, siamo arrivati fino a qui. Però adesso subito la parola a Gaia, che ci leggerà un po' il senso del progetto e di come è nata questa idea. Le lettere perché? Le lettere e i cartolini era l'unico modo con il quale i soldati al fronte e i familiari a casa potevano comunicare. Spesso era necessario farsene scrivere le lettere. Molti soldati italiani non sapevano né leggere né scrivere. In quelle lettere, nelle quali spesso i militari non potevano nemmeno indicare il luogo in cui si trovavano, per ragioni di sicurezza, troviamo ancora oggi uno degli aspetti più umani della Grande Guerra, la nostalgia, dovuta alla lontananza da casa, la mancanza degli affetti cari, spesso si scriveva alla mamma o alla moglie. In tanti non sono più tornati a casa, in alcuni casi morti dopo aver scritto l'ultima lettera. Ecco, quindi questo è un po' il senso del progetto. Adesso passerei, prima di cominciare con il primo canto, ad Allegra, che ci leggerà un attimo un brano di una di queste lettere. Cara madre, ho ricevuto la vostra lettera con dentro la lettera del primo al quale parla che lui sta bene. Vi dirò questo che io credo che stia bene perché sono in obbligo a farli star bene. A noi altri continuano a dire di non farsi prigioniero, che si sta male. Ma non è vero che sono tutte storie quelle che dicono per farci coraggio, se possiamo appena stare in Italia. Poi mi avete detto per la Svizzera, che non è stata coperta, che è la vacca più buona dalla stalla. Quindi una realtà anche molto contadina, no? Queste persone che pur essendo lontane magari pensavano a quello che durante la vita di tutti i giorni avrebbero fatto. Gaia ci presenterà il primo canto di questa sera, che è Aprite le porte. Aprite le porte. In una brillante marcia di facile e immediata presa si esprime qui la bonaria raccolanza degli alpini, di fronte a cui, poderoso incedere, ogni porta, ogni barriera si abbatte e poi si apre una simpatia di solidarietà. Con l'elaborazione di Flaminio Gervasi, aprite le porte. Aprite le porte che passano. Aprite le porte che passano,
secondo campo, la domanda degli alpini, tra l'altro il nostro corpo è reduce anche da questo importante avvenimento annuale per tutti gli alpini. Luzzarella Denis ci legge un attimo un po' il senso di questo canto. Ultimo canto, è il canto del repertorio del coro, è scritto dal maestro Manzoni, vuole descrivere in pochi versi le tante emozioni che si vivono durante alcuni nazionali. Lo scorso weekend, ospitata a Treviso alla 90ª edizione e mostrare concretamente come lo spirito di appartenenza del corpo fortifichi i valori patriottici, di solidarietà e anche si riscontra nel canto funebre cinquecentesco, il testamento spirituale del Marchese di Saluzzo. Michele Antonio, undicesimo Marchese di Saluzzo, capitano generale delle armi francesi, nereame di Napoli, mortalmente ferito da un obice durante la difesa della fortezza di Aversa, assediata dalle truppe borboniche, nel 1528 esprime la sua volontà ai soldati riuniti, attorno al letto di morte. E sarà forse proprio uno di quei soldati ignoto autore che riversò nel canto gli ultimi sublimi istanti del capitano, creando una fra le gemme più interessanti del patrimonio epico lirico italiano, ereditata in seguito dalla tradizione alpina che all'epoca della prima guerra mondiale 1918 rese popolarissimo il canto in questa versione ed accampare un misto tra il dialetto veneto e quello trentino. Il capitano della compagnia che le ferito sta per morire e manda dire ai suoi alpini perché lo vengano a ritrovare. Y soy aquí.
Adesso il prossimo canto, per una notte che pioveva, ripercorre un po' quella che era la vicenda di tanti soldati in trincea, cioè fare la guardia, spesso soli e così, un po' con se stessi, un po' con il mondo. Ci leggi un attimo Claudia il senso di questo canto. Era una notte che pioveva, canto di trincea molto evocativo dell'alpino di guardia. Mette in risalto tre aspetti dolorosi della vita militare, i disagi, la paura dello Stato e la lontananza. Era una notte che soffriva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che sta a vegliare. Ti prego che i nostri bambini di mandarli in chiesa e così sono un più bella casa anche per me. Io non verrò, ma non ti dico niente. E allora però la Pasima qui a Cremona, qui Dio e speriamo che queste parie verranno.
tanto più presto che sono stanco di questa vita, pensare sempre avrai tutti. Adesso sentiamo un altro canto, Penna Nera. Allegra ci dice un attimo di cosa parla questa canzone della cantante Marianna Lantieri, con la quale il coro Anna Valmore ha avuto occasione di collaborare nei cantini che il maestro Mazzoni ha organizzato per quattro voci maschili. Na, 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 na. Leggeremo ancora un brano, due paragrafini di una lettera.
Si leggerà le nostre ballette. Cari genitori, vi raccomando questa cosa, perché è da molto tempo che da voi ricevo mai una delle vostre care notizie, che tanto desideravo. Io, cari amati genitori, quasi tutti i santi benedetti giorni continuiamo a scrivervi. Ma voi, pare che il vostro caro e sincero pensiero sia già travolto. Io ve lo dico perché è mio dovere. Scrivete a vostro figlio troppo di chiaro. Caro padre, mi rammento ancora quell'infame mattina, quando partì dalla mia cara casuccia, quando venì a salutarvi al vostro caro lettuccio, e poi vi salutai, con la mia voce tutta tremante, provai un dolore, un grande dispiacere, e credo che come quella non ne proverò mai più. Il prossimo canto è Monte Cauriolo, e Alessandro ci racconta un po' la storia di questo canto. Monte Cauriolo è una delle canzoni che sono e resteranno a ricordo delle crudeli battaglie combattute dagli alpini e dai fanti su tanti monti divenuti storici. Sull'origine del nome Cauriolo, un alpino che combatté assieme agli alpini su quella montagna ha riferito che gli abitanti locali la chiamavano Cauriolo. I geografi militari austriaci capirono male e scrissero sulle loro carte topografiche Cauriolo. L'errore fu ripreso dai geografi militari nostri, cosicché l'ortografia errata entrò nei bollettini del Comando Supremo e nell'uso corrente dei reparti che avevano a che fare con quelle eleganti ma scomode montagne. Oh.
questa è una ballata e adesso il nostro amico ci racconterà un po' di cosa parla. Danny Boy è una ballata irlandese, il cui testo è stato scritto nel 1910 sulle note di un altro motivo popolare irlandese, Derry Isle. Il testo originario parla di una mamma che saluta il proprio figlio in partenza per la guerra o per i moti di emigrazione dovuti alla diaspora che avrebbe portato poi alla guerra civile irlandese. Amen.
Gian Maria adesso ci leggerà
un brano di una lettera in cui si parla di una cosa un po' più pratica, nel senso che soldati al fronte avevano comunque bisogno anche di qualche soldino in tasca, allora scrivevano a casa e a casa magari cercando di mettere le taschine trovavano qualcosa da mandare anche al fronte, li mandavano attraverso i paglia postali. Carissima mamma, ieri il giorno 13 ho ricevuto il vostro prezioso e desiderato paglia che mi avete mandato, di e non posso esprimere la contentezza che ho avuto contro di voi. Mamma buona e pronta a qualsiasi lettera che vi mando a rincontrarmi e non posso trovare un motivo più buono di questo di ringraziarvi del vostro buon cuore che avete contro il vostro figlio. Mamma cara, ci penso cosa vuol dire il cuore di mamma con suo figlio quando è lontano di casa sua e purtroppo lo vedo cosa vuol dire perché lo provo anch'io a essere lontano da voi. Grazie. Il prossimo canto è Radicita Montfumano. Umaima ci racconta un attimo di cosa parla. Radicita Montfumano. Aver acquisito, parlato e costumi diversi da quelli del proprio contado, espone le giovani asolane e a maliziose insinuanti critiche. Forse potranno accasarsi solo con uno sopravvissuto scopolone materiale. E radici da non fu un franco poveri pagnani. Teo ci racconta di cosa parla. Ok,
Questo canto di carcere proviene dalle colline emiliane. Quasi tutte le azioni sono legate fra di loro dall'episodio dell'uomo arrestato e portato davanti al cancelliere che scriverà la condanna. Questo antico canto popolare presenta però un contenuto diverso rispetto ai tradizionali canti di prigione, in cui il protagonista è solitamente condannato per gravi reati, quali l'assassino, il furto o per aver tradito la propria patria disertando. Quando terminerà la guerra. Ecco, l'ultimo canto, Una volta che era. Una volta che era, questa canzone armonizzata da Manifesto e presentata nel senso di realizzazione canora davvero eccezionale, sia dal punto di vista tecnico-musicale che da quello più generale della canzone popolare. Infatti ha saputo fondere gli spunti, in chiave ironica o forse veritiera, un testo popolare unicamente al caratteristico suono dello yodo. Una tecnica di canti tirolesi di difficile esecuzione, in un brano che dispensa note di allegria e buon umore, in una semplicità soltanto apparente. Bye.
cadesse il labbio. Gesù Maria che illuminasio. Sotto l'altra guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 amabile e tenace valore, condusse ininterrotta e da sprissima per 41 mesi. È vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prevedevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, 1 cecoslovacca e 2 reggimenti americano, contro 73 divisioni austro-ungariche è finita. La fulminea e altissima avanzata del 29° corpo d'armata su Trento, all'armata nemica del Trentino, travolta d'occidente dalle truppe della 7ª armata e da oriente da quella della 1ª, 6ª e 4ª, la deterrenza totale della fronte avversaria. Dal Brenta al torre irresistibile slancio della 12ª e dell'8ª della 10ª armata ricaccia sempre indietro il nemico fuggente. Nella penombra, sua altezza reale, il duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invita, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già misteriosamente conquistate, che mai aveva perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella canita resistenza dei primi giorni e nella vita ingentissime di ogni sorta e pressoché perdere i suoi magazzini e depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri, con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. Erano dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Armando Dio. Allora, noi come coro Anna Lannure volevamo salutare le associazioni combattentistiche, i bersaglieri, i carabinieri,
il rappresentante anche della sezione Anna di Piacenza, Bruno Blucani, ex presidente sezionale, che ci segue sempre. Un grazie anche alla rappresentanza del comune, di Fighettone, che è sempre presente a tutte le iniziative della scuola, e il mio personale, anche ringraziamento a tutti i coristi che dall'Alta Valmore sono venuti qui a Fighettone per fare questa serata. Grazie a tutti e buona serata.